facemmo molti anni fa una manifestazione in Mercato di San Lorenzo per i bambini e feci 250 pinocchi per i bambini, e da lì mi è venuta la voglia di fare il mio pinocchio in legno grezzo, il legno di cipresso, perché è un legno che sarà eterno nel tempo. Questo, diciamo, è un po' la nostra priorità sui nostri prodotti. Ovviamente abbiamo prodotti commerciali, ma che non ci contraddistinguono, mentre invece il prodotto fatto su misura è quello che dà il valore al nostro artigianato artistico fiorentino. La nostra bottega Arte Maselli a Firenze in Via Genori nasce nel 1955. E aprì qui mio babbo e mia zia. Il negozio era prettamente un negozio di stampe antiche. La cornice è sempre esistita, ma era un appendice, diciamo. Negli anni io ho sempre respirato l'aria della bottega, perché avendo il babbo che aveva l'attività venivo. Mi sono appassionato e da molto giovane ho iniziato subito a lavorare con il babbo. Io ero molto più attirato dal discorso delle cornici rispetto alle stampe antiche. Diciamo, mio babbo mi ha lasciato sempre spazio e, come potete vedere, ho trasformato il negozio da in parte cornice a avere solamente cornici. Noi realizziamo qualsiasi tipo di cornice, abbiamo i nostri modelli, ma poi se il cliente ha bisogno di un modello diverso dal nostro lo possiamo realizzare, quindi facciamo su misura, gli cuciamo la cornice addosso e facciamo restauro cornici, facciamo restauro pittura. Siamo sempre rivolti come bottega e io in prima linea per i giovani, quindi facciamo bottega a scuola, facciamo formazione all'interno e all'esterno con tanti progetti, e questo, diciamo, è una cosa che mi ha contraddistinto sempre negli anni. Sono contento della nostra attività, amiamo il nostro lavoro, di giovani diciamo sempre amate ciò che fate. Sono contento perché dopo molti anni di attività, perché ormai sono tanti anni, si sta avvicinando appunto alla nostra bottega mio figlio più grande, che ha 21 anni, e spero segua anche Giovanni, che è il figlio più piccolo, che ha 16 anni. Noi siamo una piccola realtà artigiana situata appunto nel centro di Firenze. I nostri clienti sono appunto i fiorentini, ma non solo. Quindi, per far conoscere appieno quello che è il nostro lavoro, ci siamo affiancati a quello che è il mondo digitale. Noi abbiamo un sito www.cornicemaselli.com, ma anche abbiamo i social network con le nostre pagine su Instagram e anche su Facebook, Bottega d'Arte Maselli. Come mio nonno nel 55 e così anche dopo mio babbo ha proseguito questa attività artigianale, io attualmente sto studiando all'Opificio delle Perdure, che è un'università di restauro, nella speranza appunto di un domani spaziare su nuovi orizzonti per quanto riguarda la bottega. Il mio posto preferito in Firenze è San Lorenzo, il nostro quartiere, la chiesa, perché per me è la chiesa più bella che ci sia, diciamo, a parte il battistero. È un posto fantastico sia per la chiesa ma anche per le cappelle medicee, perché tutte le volte, e anche ultimamente, ci sono entrato, duro fatica veramente a venire via quando passeggio fuori con Otto, duro fatica a trovare la bottega, e questa è una sensazione che provo raramente. Questa unicità e questa tanta bellezza insieme è la cosa, francamente, che questo complesso anche particolare, dove loro sono lì che dormono, è la cosa che mi piace di più di Firenze. A differenza tua, il mio posto preferito invece è Ponte Vecchio. Un posto unico, secondo me. Si può godere di una vista pazzesca, sotto ci sono i canottieri, magari se sei fortunato appunto puoi vederne qualcheduno mentre passi. Poi ho un monte di ricordi legati a quel posto. Mi ricordo quando andavo con mio nonno, passavo appunto sul Ponte Vecchio, si buttavano in arno i pezzi di pane che si prendevano al forno e vedevi i pesci emergere e mangiarli. Quindi, e poi tutti i turisti, no? Affluivano tutti in quel posto, tutti i come turisti, pesce, sì, tutti, di Ponte Vecchio ce l'avevo tutti ammassati dietro. No, veramente dei bei ricordi.